Questo potenzialmente è più sexy? Nel senso che non fa nulla, sta lì, aspetta che gli arrivino le colfa, 3K al mese e così via. Long term, questo è quello che fa più risultati. Ok? Quindi sebbene questo qui può rappresentare il sogno che magari molte persone ti vendono anche online, ah non fai nulla e fai 3K al mese, il classico guadagno automatico come store automatico di dropshipping e compagnia bella, ma sul mercato long term questo è quello che vince. Questo batte 10 a 1 l'altro. Provate a mettervi nei panni di un imprenditore. Volete una persona che pensa faccio le call, faccio soldi, faccio le call, faccio soldi, o con una persona che è l'anello di congiunzione tra i vari reparti aziendali? Volete avere una persona che non fa nulla, aspetta le call, o che vuole incrementare il suo valore di mercato, dare valore ai clienti, avere un tasso di soddisfazione dei clienti sempre più elevato? Ovvio che sia la seconda opzione, ok? Quindi lavoriamo per diventare questa persona qua, perché l'altra persona è la classica persona che vuole fare soldi facendo niente, però sappiamo, se no non saremmo qui, che oggettivamente i soldi che facciamo sono la conseguenza del valore che portiamo al mercato. Meno vogliamo fare, meno facciamo, meno soldi facciamo. Più valore portiamo, più anche noi soldi facciamo, ok? Sebbene sia meno sexy come cosa, questo è sicuramente quello che long term ce l'ha vinta, ovviamente. Sembra un po' la favola dei tre porcellini. Esatto, casa di paglia, di mattoni. Esatto, però la verità, quello che è facile e veloce, perché magari a fare i primi 3.000 euro al mese nel breve termine con la vendita, ok, sì, è fattibile, ti metti lì, fai le call, come diceva Tommy prima, trovi la collaborazione giusta e tutto quanto li fai. Ma l'obiettivo è quello di fare 3.000 euro al mese con la vendita, non un mese, non un anno, non 2 anni, 50 anni, ok? E se non facciamo queste cose qui, ovviamente il mercato si evolve. Se noi pensiamo tra 30 anni di fare le stesse cose che facciamo oggi, ovviamente le cose cambiano. Se abbiamo l'obiettivo di incrementare il nostro valore sul mercato, incrementeremo anche i soldi che facciamo di conseguenza e ci garantiremo costanza nel lungo termine.